Gianfranco Bianchi, norme sulla sicurezza contro il coronavirus. Ci sono novità per quanto riguarda il trasporto pubblico e quindi gli autobus. Sì, è entrata in vigore il giorno 26 un'ordinanza della Regione Liguria che fa un pochino più chiarezza sulla situazione attuale e tiene conto delle prescrizioni pregresse sulla igienizzazione, sulla distanza, eccetera, eccetera. Ma dà deroga sul numero di posti a sedere che si possono occupare se vengono rispettate alcune norme. Mi spiego bene. Innanzitutto la norma non riguarda solo gli autobus, anzi riguarda soprattutto gli autobus non di linea, i treni, i taxi, il noleggio e riguarda anche il trasporto pubblico extraurbano. Quindi tutte le linee fuori dalla cinta del Comune di Spezia sono extraurbane per noi, compresa la Lerici Porto Venere. Quindi a noi riguardano tutte queste linee. Cosa dice questa regola? Dice che in presenza di dovute informazioni, dovuti comportamenti dell'utenza, obbligo di mascherine, obbligo di igienizzazione delle mani o di guanti, presenza di guanti, in presenza di queste particolarità si possono occupare tutti i posti a sedere. Inoltre rimane fermo il numero di posti in piedi che era possibile mantenere precedentemente questa ordinanza. Questo cosa significa? Significa che potremo arrivare complessivamente, se rispettate queste condizioni e queste precauzioni, a un 60% di posti rispetto a prima, rispetto ai trasporti normali pre-Covid-19. Ecco, questa situazione però ovviamente verrà controllata, verrà monitorata. Ovviamente tutte queste condizioni andranno fatte rispettare. Non avremo carabinieri a bordo, basterà l'autista che in assenza di mascherine, per esempio, non potranno partire,